Fratelli e sorelle carissimi, la Santa Chiesa oggi celebra la festa del battesimo del Signore che chiude il tempo di Natale e prolunga, come accennavo già ieri, il significato e il messaggio della festa dell'Epifania. Questa celebrazione già rimanda, lo vedremo brevemente facendo un piccolo salto temporale, alla prima domenica di Quaresima, perché l'episodio immediatamente successivo al battesimo di Gesù sono stati appunto i 40 giorni in cui ha digiunato molto duramente nel deserto, appunto in preparazione dei 3 anni della sua vita pubblica. Cercheremo adesso brevemente di cogliere alcuni aspetti fondamentali di questo mistero che oggi la Chiesa sottopone alla nostra attenzione. La prima cosa è la sua relazione con la festa dell'Epifania. Abbiamo visto ieri che la festa dell'Epifania è la manifestazione della natura divina di Gesù nella natura umana assunta, ieri avvenuta attraverso il gesto di uomini di fede che hanno adorato l'invisibile natura divina nascosta nella natura umana di Gesù. Oggi nel battesimo è Dio stesso che scende in campo ad attestare la natura divina di Gesù Cristo. Il Padre dice testualmente, con voce sensibile e udibile dai presenti: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Quindi arriva un messaggio alle orecchie e lo Spirito Santo in forma di colomba scende visibilmente sopra gli occhi di Gesù. Sono bellissime le considerazioni dei padri della Chiesa che mostrano come tutta la Santissima Trinità converge verso questo mistero. Il protagonista, che è Gesù in stato di estrema umiliazione, come adesso vedremo, il Padre che attesta la sua divinità, lo Spirito Santo che la mostra, mostrando la presenza viva su di lui, che c'era ovviamente già prima. Questa è semplicemente una manifestazione esteriore di una realtà che era intrinseca nella persona del Figlio di Dio fatto uomo. Il terzo aspetto dell'Epifania, dicevamo ieri, quindi gli uomini riconoscono che Gesù è Dio, il Padre e lo Spirito Santo lo attestano e infine Gesù lo dimostra. La terza parte dell'Epifania è il primo miracolo di Gesù a Cana e tutti i miracoli che ha compiuto durante la sua vita pubblica, che sono l'attestazione della sua vera natura divina. I miracoli, ricordiamo sempre, li fa soltanto Dio, nessun altro. Ecco perché la Chiesa, prima di beatificare un venerabile e di canonizzare un beato, chiede l'accertamento di 2 miracoli attribuiti alla sua intercessione: uno per diventare beato e uno per diventare santo. Perché il diavolo fa i trucchi, ma non fa i miracoli. I miracoli in senso stretto li sa fare soltanto il Padre Eterno. E quindi chi fa i miracoli vuol dire che o è Dio, o è Gesù, o Dio è con lui, con un santo. Ricordate che i santi non fanno miracoli, eh? I santi chiedono a Dio l'intercessione di fare un miracolo, oppure Dio concede loro di poter agire in suo nome e di farli. Questo è il primo grande aspetto di questa festa. Il secondo aspetto lo traiamo dalle parole stesse di San Giovanni Battista: io vi ho battezzati con acqua, e Gesù ha ricevuto il battesimo di Giovanni Battista, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Quindi capiamo subito che il battesimo di Gesù non era come il battesimo che riceviamo noi, perché il battesimo che riceviamo noi lo ha istituito Gesù. Il battesimo che amministrava San Giovanni Battista non era un sacramento, era un gesto simbolico. Entrare nell'acqua, questo tra l'altro è comune anche ad altre religioni, non soltanto a questo fenomeno che è venuto all'interno dell'ebraismo, era un gesto di purificazione. Io, per far capire ai fedeli, dico sempre: se uno vuole vivere il battesimo di San Giovanni Battista, basta che va a Lourdes e fa il bagno nelle vasche, o anche qui in Italia, un po' più vicino a Colle Valenza, la stessa cosa. È un gesto penitenziale chiesto in entrambe le circostanze della Madonna come manifestazione della nostra volontà di purificarci dai peccati e di convertirci. Ora è chiaro che Gesù, da quali peccati si doveva purificare e convertire? Da nessuno. Ecco perché San Giovanni, come si vede nei Vangeli parallelo, non voleva battezzare Gesù. Che ci stai a fare qua? Ma lui non è andato a farsi battezzare per purificarsi dai peccati propri, ma per manifestare quello che avrebbe fatto da lì in poi, cioè spendere la sua vita, immolarsi per purificare noi dai peccati nostri. Capite? Quindi con questo gesto Gesù ha espresso la sua volontà, capite, di fare penitenza per noi. Ecco perché subito dopo va nel deserto. E i 40 giorni del deserto, capite, sono niente in confronto a quello che avrebbe sofferto con la
sua passione e la sua morte per la nostra salvezza. Quindi capite, un gesto simbolico. Cosa dice a noi questo gesto? Due cose. Primo, che Gesù ha fatto questo gesto come esempio dinanzi a noi. Se lui ha fatto penitenza per i peccati nostri, non suoi, è chiaro che come da sempre santi e tradizione della Chiesa ci hanno insegnato, noi dobbiamo imparare a fare un po' di penitenza per i peccati nostri, anzitutto camminando in spirito di perpetua conversione, come ci ricordava il profeta Isaia. Anzitutto la conversione mentale, ricordando che Dio è sempre al di sopra di noi. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Mi sentirete ripetere fino all'esaurimento. Guai a chi pensa di essere a posto e di conoscere già bene il nostro Signore. Questo non è possibile a nessuno sul pianeta Terra, neanche al più grande santo, mistico, dottore della Chiesa che possa mai esistere. Mai. Guai a chi perde l'apertura del cuore e della mente nei confronti di nostro Signore, di chi si arrocca in quattro cose che ha imparato, che sa per tradizione o anche per studio o per cultura personale, si pensa di sapere tutto sul Padre Eterno. Questo proprio è un classico esempio di un cuore chiuso in cui la grazia non entra. Quindi Isaia ce lo ricorda, state attenti, ricordate sempre che io vado sempre oltre. Sant'Agostino diceva Deus semper maius, maius sempre più grande, sempre al di là, ci precede sempre, non possiamo mai perfettamente controllarlo, comprenderlo, raggiungerlo. Sempre Sant'Agostino diceva si comprendis non est Deus, se lo capisci, se lo potessi comprendere, conoscere bene, non sarebbe Dio, perché sarebbe uno come te, più piccolo di te. Siccome è più grande di te e tu non lo puoi comprendere perfettamente, questo è un fatto del cuore che deve sempre essere presente nella nostra coscienza. E poi anche l'impegno penitenziale che poi ciascuno nella propria coscienza dinanzi a Dio sceglie, a volte anche con il prudente consiglio che ce l'ha del proprio confessore, per comprendere come camminare in stato di perpetua conversione e come purificarsi dai peccati commessi o dai peccati e dai vizi in cui ancora ci si sente in qualche modo invischiati. È chiaro che al tempo stesso viene sancita la grandissima differenza che c'è tra i gesti dell'antica alleanza e quelli della nuova alleanza. Il nostro battesimo, che rievochiamo la domenica con il rito dell'aspersione, un rito molto bello e molto significativo, è un sacramento, non è uno scherzo. Qual è la differenza tra un gesto simbolico e un sacramento? Che un sacramento comunica realmente degli effetti divini e soprannaturali della nostra anima. Non è un simbolo. Cioè quando noi battezziamo un bambino non è un gesto simbolico. Appena l'acqua con lo Spirito Santo, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo, si posa sulla testa dove c'è la parte superiore della sua anima, immediatamente succedono delle cose, immediatamente viene distrutto il peccato originale, cancellato, immediatamente viene infusa la grazia santificante e le virtù teologali, le quattro virtù cardinali, subito seduta stante, la persona viene segnata indelebilmente con il carattere di cristiano e al tempo stesso viene incorporata nel popolo di Dio, nel corpo di Cristo che è la Chiesa, subito, seduta stante, capite? Questo vale per tutti i sacramenti. Ricordiamo sempre che i sacramenti sono le azioni più importanti e più santificanti. Anche essere qui, cioè stare a messa, non è partecipare a un rito esteriore o un simbolo. Le risposte eretiche alle domande sono: che cos'è la messa? La messa è il ricordo dell'ultima cena. No, no, la messa non è nessun ricordo dell'ultima cena, La messa è l'attuazione qui ed ora, senza nessuna differenza, del sacrificio della croce. Qui oggi si sparge il sangue sull'altare in maniera mistica, d'accordo? Perché non c'è una sofferenza fisica di Cristo, ma il corpo e il sangue di Cristo tra poco saranno sacramentalmente separati sull'altare, riproducendo esattamente quello che è successo sul Golgota. Quando noi facciamo la comunione al corpo e al sangue di Cristo, il corpo di Cristo non fa niente, sapete, questi qui sono soltanto accidenti, cioè la comunione sotto le due specie è più significativa, è maggiormente espressiva della partecipazione al sacrificio in atto e costruttiva della carità comune. Ma anche quando si riceve la comunione soltanto con l'ostia, che è la forma ordinaria, io non prendo una caramella, prendo realmente il nostro Signore Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità, e questo vale per tutti i sacramenti. Quindi dobbiamo avere sempre un'altissima stima dei sacramenti e ricordare che la nostra santificazione dipende da come viviamo fervorosamente
e con adeguata preparazione e partecipazione i sacramenti, soprattutto quelli che si possono ripetere, che sono la confessione e l'Eucaristia. Poi c'è ancora appunto un terzo aspetto, ultimo. Gesù, dicono i padri della Chiesa, entra nelle acque del Giordano, santifica le acque e instaura i sacramenti, in particolare il sacramento del battesimo. Voi sapete che il sacramento del battesimo si riceve una volta sola nella vita. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Produce gli effetti che abbiamo appena visto. Però, capite, il sacramento del battesimo deve crescere e vivere in noi. Voi sapete che la Chiesa ogni anno, durante la solenne veglia di Pasqua, che cosa ci fa fare? Ci fa rinnovare le promesse battesimali, no? Per fare una metafora, il sacramento del battesimo è un po' come il matrimonio. Il sacramento del battesimo si riceve una volta, poi però tu devi vivere da fedele, da cristiano. Non basta che sei stato battezzato. Così quando ti sposi, poi devi adempiere i doveri coniugali, devi vivere da marito e moglie, devi farli figli, devi educarli figli. Ecco, quindi ogni anno la Chiesa ci dice, figlio mio, anche in considerazione di questa festa, come stai vivendo il tuo battesimo? Stai rinunciando veramente al peccato? Stai combattendo le tentazioni? Stai mettendoli sotto i piedi il nemico della nostra salvezza? Stai vivendo in maniera coerente con la tua fede? Stai crescendo nella conoscenza della tua fede? Come ci diceva San Giovanni, stai crescendo nell'amore e nell'osservanza dei comandamenti di Dio? Ti sono gravosi i comandamenti di Dio? San Giovanni dice, i comandamenti, per uno che ama il Signore, non sono gravosi, anzi neanche servirebbero, dice il suo collega San Giacomo. Per una persona che ama il Signore veramente, i comandamenti manco servirebbero, perché già fa tutto quello che Dio vuole, come dire, volentieri, senza la pressione di un comandamento esterno. E quindi l'ultimo aspetto di questa festa è fare un pochino un esame di coscienza per vedere come stiamo vivendo il nostro battesimo. Sapete che il battesimo, come abbiamo visto, toglie il peccato originale e infonde la grazia. I padri della Chiesa dicevano, il battesimo si riceve una volta sola, ma i suoi effetti sono continuamente fruibili attraverso altri due sacramenti. Perché l'aspetto, diciamo, negativo, quello che cancella i peccati, il battesimo cancella i peccati originali, peccato originale, ma il sacramento della pena e di penitenza cancella i peccati attuali, cioè quelli che commettiamo per debolezza, oppure Dio non voglia, per malizia, dopo il battesimo. Ecco perché vanno vissuti bene i sacramenti che si possono ripetere, mentre l'Eucaristia, ogni volta che noi ci accostiamo all'Eucaristia degnamente, quindi stando in grazia e devotamente, quindi con adeguata preparazione e adeguato ringraziamento, l'Eucaristia cresce in noi la grazia santificante, ci rende più forti nella lotta contro il male e rende più profonda e intima la nostra unione con il Signore. Quindi il battesimo si riceve una volta sola, ma i suoi due effetti di eliminazione dei peccati e di infusione della grazia proseguono nei sacramenti che si possono ripetere. Quindi il nostro battesimo avrà tanti maggiori frutti quanto meglio viviamo i sacramenti della confessione o penitenza e dell'Eucaristia. Bene, chiediamo a Maria Santissima, ringraziandola per tutto questo tempo stupendo, questo è il tempo di Natale che abbiamo vissuto, di aiutarci a vivere coerentemente con il nostro battesimo. Ricordiamo anche che un grande santo mariano, San Luigi Monfort, disse che la vera devozione alla Madonna porta a vivere con la massima perfezione possibile le promesse con i battesimali, perché la perfetta discepola e seguace di Gesù è Maria Santissima, e chi si unisce a lei, chi si rivolge a lei, facilmente con il suo aiuto diventerà un perfetto discepolo di Gesù, come lo fu nella vita terrena la nostra grandissima e divina Signora Maria. Siamo lodati Gesù e Maria.